Ciao ragazzi, sono Davide Aru e oggi parliamo di Supro Galaxy, questa splendida testata con cassa della Supro, progettata insieme al mago, al guru dei pedali Kiri. Questa testata cosa ha di speciale? Ha un canale pulito, sempre con voce, diciamo, con caratteristiche Supro, ma pensato per rispondere molto bene ed essere un'ottima piattaforma per i nostri pedali. E poi ha un bellissimo canale distorto, molto aggressivo, che poi suoneremo successivamente, vi farò sentire. Io direi di dare un'occhiata esteticamente alla testata e alla cassa e poi dargli una bella suonata. Dunque, vi faccio vedere la testata. Ha il canale pulito, che è questo, che si presenta con volume molto semplice: volume, tono e riverbero. Poi abbiamo il boost, che è qui. È possibile attivarlo su entrambi i canali, channel switch. Poi abbiamo gain, master, alti, bassi e medi del canale distorto, stand by e on off. Dietro abbiamo le uscite, ovviamente, per le casse a 4, 8, 16 ohm. Poi abbiamo gli ingressi per lo switch del boost esterno, ovviamente del boost, del canale, del loop, quindi controllabile con uno switch esterno che arriva a Supro, che è questo qua, eccolo qui. Poi abbiamo il loop engage, quindi per attivare il send return su entrambi i canali. E poi abbiamo il riverbero con la mandata per il lead channel, per il distorto, quindi abbiamo, diciamo, una mandata assegnabile, come dire, sul canale distorto, e channel assign, quindi possiamo assegnare il riverbero a un canale o all'altro. E qui abbiamo l'on off del riverbero. La cassa invece si presenta come una semi open back con Eminence da 75 watt, con una voce, diciamo, molto simile al Vintage 30, se vogliamo, quindi con una media un pochino più pronunciata. La testata è molto bella, si presenta con questo Tolex splendido, nero, aggressivo, molto stiloso, se volete. Io farei così: prenderei un po' di pedali e un po' di chitarre classiche, una Strato, un Tele, un Les Paul, per vedere come risponde il canale pulito e il canale distorto. Quindi, diamoci una suonata. Allora, cominciamo. Ho preso una Strato, ho microfonato la cassa di là con un SM57, quindi molto semplice. Partiamo dal canale pulito, tutti i controlli sono a ore 12. La testata è già bilanciata, già così. Vediamo l'escursione del tono, tutto chiuso. Sono ore 12, qui abbiamo il riverbero. Eccolo. Bellissimo, anche questo. Partiamo da un overdrive. Molto bello, saliamo un po' col drive. Riconosco il carattere dell'overdrive dell'OD9, diciamo. Passiamo a un octafuzz. Molto bello questo canale rispetto a tutti i pedali che, diciamo,
entrano in entrata. Passiamo a un Boxer, quindi un pedale più cattivo, vediamo se la testa, come dire, ci può regalare qua anche qui soddisfazioni. Anche qui molto bella, e la testata anche con dei suoni così cattivi risponde molto bene. Yes, aggiungiamo un po' di reverb e delay su questo suono. Che succede? È un classico suono lead, diciamo. Molto bello, Supro Drive. Yes. Se accendiamo invece l'overdrive con un tremolo, che succede? Bellissima, la qualità dell'armonica di questa testata è di serie A. Passiamo al canale distorto, vediamo che succede, lasciando sempre i controlli, anzi no, prima di passare al canale distorto, parliamo del boost. Abbiamo detto che c'è un boost attivabile su tutti e due i canali. Andiamo sul canale pulito, vediamo che succede. Eccolo qua. Molto utile se diciamo vogliamo fare un solo col pulito e vogliamo mettere un pochino, come dire, la testa fuori dal mix, ecco. Allora, canale distorto, siamo sempre, mettiamo i controlli a ore 12 anche qua, tutto a ore 12, quindi canale pulito. Ritrovo il carattere supro. Il canale è molto bello, siamo al gain a manetta. Mettiamo un po' di reverb e delay anche qua.
Boost. Possiamo apprezzare, secondo me, se scendiamo di gain. Quindi possiamo usare magari il canale distorto con un gain più basso e usare il boost per spingerlo un po'. Vedete come spinge un po'. Bellissimo. Ragazzi, facciamo un giro con le altre chitarre. Les Paul. Les Paul, canale pulito. Ok. Andiamo subito cattivi. Secondo me apprezziamo il fatto che la testata è molto versatile, perché anche con dei suoni così brutali comunque risponde molto molto bene e ci dà quella cattiveria, così la testata così come la cassa. Ah, quel chunky, no? Distorto. Passiamo a un tele, canale pulito, comprimiamo. Bella, facciamo un giretto anche qua, andiamo overdrive. Delay rev. Dinamica e la qualità dell'armonica è serie A.
Bellissima. Allora, le conclusioni sono queste. Mi piace molto questa testata, la amo, perché mantiene il carattere Supro nel canale distorto, ma anche nel canale pulito. Ma la cosa molto bella è la semplicità di utilizzo di questa testata. Perché con il solo tono riusciamo ad avere un suono già bilanciato. E per quello che mi riguarda, la semplicità è una cosa molto importante nell'uso della strumentazione, perché in poco tempo riesco ad ottenere quello che voglio senza stare a perdere tempo con alti, medi, bassi, switch contro switch e altre cose. Quindi il canale pulito è molto bello ed è un'ottima piattaforma per i pedali, come abbiamo sentito. Ci dà la possibilità di suonare molti stili, dal rock al funk, dai suoni pulitissimi ai suoni molto cattivi e brutali, e comunque la testata ci dà sempre quello che vogliamo. Il canale distorto è strepitoso, il canale Supro, quindi carattere ben definito, anni 70, rock sporco, ed è molto molto bello. Se volete anche un filo compresso, il reverbero è bellissimo, assegnabile come abbiamo detto a entrambi i canali, e che vi dico, io la straconsiglio, questa testata è bellissima. Ciao.